Allora, senatore Centinaio, servono leggi speciali? Servono leggi speciali in questo momento, sì, leggi speciali temporanee, però leggi speciali che possano permettere alle forze dell'ordine, soprattutto alle forze investigative, di essere maggiormente incisive. Servono leggi che facciano capire anche a queste persone, soprattutto agli italiani che magari vogliono andare a combattere in Siria, per esempio. Certo, a combattere in Siria in fianco all'ISIS, che lo Stato italiano è uno Stato che li vuole combattere questa tipologia di terrorismo. Ma che cosa la colpisce delle storie che ci ha raccontato Francesca Martelli? Che sono questi ragazzi? Mm-hmm. Il problema è che sono ragazzi normali o pseudo normali, sono ragazzi che comunque nel momento in cui loro vivono la loro gioventù nell'Occidente la vivono come tanti altri ragazzi, né più né meno. Sono ragazzi però che non penso che siano dei disadattati, come qualcuno ci vuole raccontare. Non penso che non c'è la saldatura tra l'estremismo e il disagio sociale. No, perché tanti sono anche laureati, tanti sono persone che vivono, hanno anche una professione, tanti sono anche persone che quando venivano intervistati vicini di casa, il vicino di casa diceva ma sembrava una persona, un ragazzo normale, quindi non c'è solamente la banlieue, ecco, non c'è solamente la casa popolare, non c'è solamente la periferia, ci sono persone che in una certa fase della loro vita poi hanno una deviazione, un po' come succedeva anche negli anni del terrorismo in Italia, se ci ricordiamo, e quindi anche persone come la ragazza italiana che ha deciso di andare con l'ISIS, è una ragazza che ha sempre vissuto la sua gioventù come tante ragazze italiane e poi ha preso quella strada. Noi dobbiamo ragionare, fare secondo me due tipi di azione, un'azione di intelligence, sicuramente un'azione di polizia, ma sicuramente, come è stato detto anche prima di me, un'azione culturale, un'azione in cui si vada a ragionare nelle scuole, in cui, perché no, si parta eventualmente anche da quello che abbiamo visto nel primo filmato di Venezia, le tre più importanti religioni che ragionano alla pari e si confrontano, e noi li abbiamo visti insieme a Piazza San Marco, non capisco il perché, per esempio, nelle scuole non si possa festeggiare il Natale perché dà fastidio magari ai bambini di religione islamica. A me piacerebbe, per esempio, una scuola, e guardi, mio figlio ha 3 mesi, compie 3 mesi oggi, e io spero che quando mio figlio andrà a scuola, mio figlio possa festeggiare il Natale, ma ci sia anche un insegnante che gli spieghi che ci sono altri bambini che festeggiano altre feste.